mettiamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti, aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e lavoriamo il tutto. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Vado a stendere la frolla. Vado a sagomare con uno stampo a fiore. Questo misura nella sua parte più larga 7 cm. Posiziono sul fondo di un pirottino in silicone, in questo modo. Andiamo ora a infornare a 180 gradi per circa 15-20 minuti, a seconda di quando volete croccante la vostra frolla. Con queste dosi otterrete all'incirca 30 cestini. Io utilizzo un forno ventilato. Mi raccomando, abbiate l'accortezza di metterli distanziati, altrimenti si attaccheranno, avrete poi difficoltà a staccarli, a mantenere la forma. Mettiamo a riscaldare 2 bicchieri di latte. Iniziamo lavorando 2 uova intere. Aggiungiamo una bustina di vanillina o in alternativa della buccia di limone grattugiata. Tre cucchiai di zucchero semolato. Di maizena o amido di mais.
Aggiungiamo un po' di latte preso dal latte che si sta riscaldando. Andiamo a riunire il tutto al latte e cuoceremo la crema per qualche minuto fin quando sarà ben densa. Ed ecco i nostri gusci vuoti appena sfornati. Facciamoli raffreddare bene e poi li toglieremo dai pilottini. Io vi consiglio di farcirli il giorno in cui dovrete servirli per evitare che la frolla diventi troppo morbida.